Signor Sindaco, in città in queste settimane sono molti i cantieri stradali e gli interventi che vengono organizzati per riqualificare varie zone. La segnaletica orizzontale, intanto le famose strisce per terra, quest'anno abbiamo appostato più risorse degli altri anni. Per dare una misura al cittadino, fare la segnaletica integrale in tutta la città costa circa 650.000 euro l'anno. E si era scivolati nella manutenzione a poco più di 100.000, quest'anno arriveremo a 450.000 euro stanziati per la segnaletica. Questo renderà molto visibile un restyling di segnaletica abbastanza diffusa, è già in corso, è già un paio di settimane che si sta lavorando, in alcune zone della città si sono già visti gli interventi, ma cosa interessante per i ciclisti è che è in corso il rifacimento della segnaletica dei percorsi di ciclabilità, che invece era andata smarrita e non era più stata manutenuta negli ultimi anni. Tra i vari interventi di riqualificazione vorrei che ci parlasse di via Valle Camonica, ma c'è anche altro che è in fase di progettazione e di intervento. Ma è un'operazione a cui io tenevo moltissimo perché noi abbiamo alcune entrate eleganti della città, penso per esempio a Viale Bornata che da quando è stata riqualificata indubbiamente dà l'idea di entrare in una città elegante, insomma con dei rosetti, con dei colori, una messa in sicurezza degli attraversamenti. E avevamo un'entrata invece in via Valle Camonica che assolutamente, possiamo ben dire, non era all'altezza delle attese della città. Per esempio a nord la riqualificazione via Triumplina ha migliorato molto, diciamo, l'accesso all'entrata della città. Mancava il miglioramento della zona ovest, che peraltro ha le sue problematiche, perché la frazione della Mandolossa, che è una frazione peraltro suddivisa in più comuni, e questo ha reso Mandolossa molto fragile dal punto di vista della sua qualità urbana, perché una parte sta su Roncadelle, una parte sta su Gussago, una parte sta su Brescia. Questo ha reso quella frazione molto debole dal punto di vista dell'attenzione delle pubbliche amministrazioni. Noi vogliamo, con l'intervento di Viale Camonica, in qualche maniera nobilitare quella parte di città. Per cui ci sarà un intervento importante, molto oneroso, stiamo parlando di oltre 1 milione di euro di investimento, e sarà sistemata l'attraversamento attualmente semaforico della Mandolossa proprio all'entrata della città, verrà fatta una nuova cartellonistica d'entrata, verrà soprattutto riqualificata la via con un percorso di ciclopedonalità in sicurezza, quindi non a strisce gialle, tanto per essere chiari, ma con le separazioni con dei rosetti, e verranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali, e perché quel pezzo di città possa essere restituito a un decoro urbano, alla sicurezza del pedone, alla sicurezza del ciclista e, se mi permette, anche ad un ulteriore contributo a migliorare la sicurezza della città, perché via Valle Camonica è sempre stata purtroppo un luogo anche di prostituzione da strada, di fenomeni, diciamo, di disagio sociale, anche per la sua scarsa qualità urbana, perché permetteva, diciamo, la fermata del mezzo, il posizionamento di alcuni traffici illeciti. Verrà rifatta tutta l'impianto di illuminazione coerentemente al piano di illuminazione LED che sta procedendo in maniera abbastanza sostenuta in città. Siamo a circa il 20% delle 44.000 lampade che devono essere sostituite in città, per cui vedrete che quest'estate ci sarà una forte accelerazione sull'impianto di illuminazione LED, che darà più luce e più sicurezza anche alla via. Per cui questi lavori dureranno 5 mesi, per cui entro Natale dovremmo avere finito i lavori di Valle Camonica. Magari alcuni lavori, diciamo, più di giardinaggio verranno spostati alla primavera dell'anno prossimo, ma il lavoro della via sarà concluso entro l'anno.